Noi siamo sempre stati critici di questo sistema e a maggior ragione lo siamo adesso, quando la televisione manda costantemente in circolazione delle immagini di questi stranissimi personaggi che apparentemente, ovviamente, comandano l'Italia, o comunque sia sono rappresentativi dell'Italia a livello europeo, a livello internazionale. Abbiamo visto oggi è una domenica importante, è una domenica della settimana precedente le elezioni in Emilia-Romagna, e abbiamo visto che questi continuano a mandare delle immagini di questi personaggi, come se questi personaggi che Volessero trattano, qualcosa. no, trattano tranquillamente con la Merkel, con questi altri, eccetera, eccetera, come fossero dei grandi personaggi. Adesso io, siccome ho trovato, tu come me sappiamo perfettamente con chi abbiamo a che fare, però ogni volta è necessario chiarire ulteriormente i concetti, perché non siamo i soli. Domani che facciamo? Che ne so io che facciamo domani? Domani è lunedì. Andiamo Domani è un altro giorno. a depositare una altra. Denuncia. Andiamo a depositare una denuncia presentata da qui presente Orazio, compilata, studiata, e poi facciamo un salto dall'amico nostro, già che siamo lì oltretutto. Vabbè, allora vi leggo un articoletto del noto giornalista Giancarlo Perna, che è veramente molto interessante. Conferma quello che abbiamo sempre detto, che abbiamo sempre pensato. Tuo, se non è tuo. No. Lei è tuo? Stupisce la disinvoltura con cui alcuni assumono incarichi ciclopici senza averne l'esperienza. E le capacità. Che Giuseppe Conte, quieto docente di diritto, sappiamo chi è, l'abbiamo detto tante volte, Domani andiamo a ricordarglielo, anche a di lui. nuovo, accetti di punto in bianco di governare 60 milioni di cittadini. Io non li chiamerei cittadini, chiamo testa di cazzo, anzi, peggio, sardine. 60 milioni di cittadini dell'ottava potenza industriale mondiale lascia di stucco. Idem il 33enne Grillino Luigi Di Maio, passato da un'infarinatura culturale di webmaster, gestore internet, a ministro degli esteri, come lo fu Camillo Benso Conte di Cavour, Alcide De Gasperi, vale a dire pure per il parvenu pittino Roberto Gualtieri, che da esonnante biografo di Palmiro Togliatti si è seduto come niente fosse sulla stessa poltrona di Luigi Einaudi al Dicastero dell'Economia. Ne ho scelti tre, ma potrei citarne 10. Al cospetto di costoro mi levo il cappello, incerto se ammirarne più il coraggio O o l'incoscienza. l'improntitudine o l'incoscienza. Nessuno di loro è all'altezza del compito, perché i ruoli non si improvvisano. L'abbiamo sempre detto, intendiamoci bene, però vale No, la pena come leviamoci anche noi il sassolino dalle scarpe. Come tanti che appena arrivati negli ultimi 2 o 3 anni affermano, ma noi abbiamo pure denunciato il sistema. Ma perché noi Sì. no? Sono quei 20 anni che facciamo le denunce contro il Appunto. sistema. Solo che le nostre sono dettagliate e vere, le altre sono delle grandi cazzate. Soprattutto hanno portato a dei processi, delle Certo. incriminazioni dei processi, che poi si siano risolti in un modo abbastanza, diciamo, Non è semplicistico. detto. Non è Comunque detto. l'ha messi alla sbarra e la cosa non è È piacevole. E appunto. fra le altre cose abbiamo pure fatto dimettere vari personaggi, fra cui anche un ministro, non uno qualunque, un ministro. E ricordiamoci che durante la Grande Rivoluzione si è arrivati alla ghigliottina dopo tutta una serie di denunce, ricordiamocelo bene. Prima hanno fatto la denuncia, poi sono passate alla ghigliottina. Attenzione, cari amici, attenzione, poi leggerò delle altre cose. Al cospetto di costoro mi levo il cappello, incerto se ammirare più il coraggio o l'improntitudine.
Nessuno di loro è all'altezza del compito perché i ruoli non si improvvisano. Infatti alternano buchi nell'acqua a disastri. Ma è magnifico come recitano gli incarichi ricevuti, parodiando i grandi che li ricoprirono in passato. Se li vedi in televisione sono addirittura strafottenti. Sì, terribile, ma tu chi sei? Ma tu come ti azzardi? E io so io, e tu voi siete dei cazzari. Ma è magnifico come recitino gli incarichi ricevuti parodiando i grandi che li ricoprirono nel passato. Il fazzoletto a tre punte di Conte, chissà, gliel'ha preparato probabilmente una suorina, oppure il tricorno, uno dei cardinali di Villa Nazareth, nomen omen. Il taglio prussiano del pomiglianese Di Maio. Pomigliano è la patria dei più grandi, no? Uomini politici e pensatori del mondo, no? Pomigliano. Le impettite sfilate d'onore, i compunti alzabandiera, il tu compiaciuto ai leader del mondo. All'origine la mai sopita tendenza italica di prendere tutto sotto gamba, con le conclusioni che conosciamo. Il popolo italiano è tradizionalmente paziente e lascia correre. La classe dirigente ne ha approfittato per farsi bella con superficialità. Ci siamo così impegolati in avventure guerresche e in alleanze con altri popoli senza soppesarle. Anzi, col retro pensiero che se le intese prendevano una brutta piega, c'era sempre la via d'uscita di rinnegarle. Di qui la fama che ci siamo fatti di chiacchieroni infidi, e che è vero. Chi lo è perché parlano sempre quelli che non dovrebbero parlare. Sì, e li fanno parlare proprio loro. Mentre quelli che avrebbero da dire e da fare non permettono di agire. Assolutamente, ma perché questi sono... Hai presente quel giochetto che c'è ancora nelle fiere, che tu praticamente versi qualche soldino e poi con una specie di gru figli delle caramelle, poi te le mette, poi se cade, delle sfere, cosette così. Ho giocattoli da poco conto, ma questi personaggi sono stati tirati fuori così dal mucchio. Ma immaginate, a parte che sappiamo perfettamente che è Giuseppe Conte, quindi sappiamo tutto chi l'ha fatto, chi l'ha creato, chi gli ha creato i vestiti, chi l'ha anche pettinato. Ma quell'altro, Di Maio, veramente è una cosa incredibile, come questi grillini, no? Sappiamo chi sono. Sappiamo che li ha inventati. Basta ricordare che è diventato deputato proprio nell'ultima tornata elettorale fra quelli che conosciamo noi. D'accordo, ma non è questa la cosa importante, è che questi grillini che tanto dicono, tanto sbandierano... Onestà! Ma a parte l'onestà, anche rivoluzione, vogliamo qua, vogliamo là... Poi le, alla scatole, fine, le scatole di tonno, hanno, invece erano scatole di sardine, sì, per la miseria, vedi? Hanno... accettato passivamente che quei qualcuno che avevano inventato il movimento 5 Stelle inventasse anche un leader, che è un leader che è stato inventato, Gigino Di Maio. Per quale ragione è leader? Chi l'ha tirato non fuori? Non lo sa nessuno. È leader come l'attuale leader delle sardine, quella faccia da stronzo. Che c'è, se c'è una persona, un ragazzo che ha la faccia da stronzo, stronzo, è lui. L'hanno fatto diventare capo delle sardine. Non ha lottato, non si è presentato in niente, non ha combattuto per imporsi, no, col suo pensiero nelle assemblee locali delle sardine, oppure ci sono anche, noi li chiamavamo gli stronzi di mare, sono delle specie che sono, la forma è quella dello stronzo. Vabbè. Così ci siamo impegolati in avventure guerresche, in alleanze con altri popoli, senza soppesarle. Di qui la fama che ci siamo fatti di chiacchieroni infidi. Chi non ha sentito il detto che corre per l'Europa? Gli italiani
non hanno mai finito una guerra dalla stessa parte in cui l'hanno non è vero cominciato, ma non è vero, vero, ma comunque è un detto che gira per l'Europa. Anche perché non è vero, nel senso che è vero che anche nell'ultima guerra c'è stato qualcuno che è andato con i nemici, ma c'è stato anche qualcuno che ha continuato fino alla fine. Salvo prova contraria. Che erano molto di più di quelli che sono andati con i cosiddetti vincitori. Liberatori. Appunto. Dunque. Ma anche al penultimo conflitto del 1915-18, in cui buttammo all'aria 30 anni di amicizia con gli austro-tedeschi per schierarci 8 giorni dopo con i franco-inglesi. Al camaleontismo corrisponde nei nostri politici un servilismo pagliaccio per riscattare le giravolte. Questo è molto bello. L'idea di servilismo pagliaccio. Così i Conte, i Di Maio, dopo i flirt con la Cina, gli sgarbi a Emmanuel Macron e ad Angela Merkel, hanno fatto come nelle sfilate di moda, sfrontati nella primavera estate del 2019 da alleati della Lega, zerbini dell'Unione Europea, nell'autunno-inverno da sodali del PD. Diceva di noi Arthur Schopenhauer. Del PD atlantista. Del PD l'atlantismo, è tutto atlantismo nel PD. È catto comunismo, ne sappiamo perfettamente dove è nato e come si è sviluppato. Diceva di noi Arthur Schopenhauer: il tratto principale dell'italiano è l'impudenza. Non l'imprudenza, è l'impudenza. Ma è tipico per esempio di Maio. Esatto. È proprio Di Maio sfruttato. Sì. Uno stronzo preso dal cesso e portato a fare ministro degli esteri. Se pensa di vincere è borioso, ma se alzi la voce diventa pusillanime. E questo è Arthur Schopenhauer. Saltiamo di palla in frasca e in questo simpatico libretto troviamo tutta una serie di considerazioni molto interessanti. Io voglio leggerne una che è quella di Don Giuseppe Dossetti. Probabilmente Dossetti qualcuno se lo ricorda. Sì. Il prete. Certo. Il prete. E questo è un discorso pronunciato il 20 gennaio 1995. Credo che per ora non si possa e non si debba in nessun modo parlare di Seconda Repubblica. Ma no, ma non c'è stata neppure la prima. Come cazzo possiamo immaginare che siamo la terza o quarta Repubblica? Sì, questi si inventano tutto, tranquillo, ripetono capito? Ricordiamoci che noi siamo sul territorio coloniale dell'invasore americano, che è qui presente con ben 113 basi militari dopo, armate dopo 70 anni, esatto, dalla conquista, cosa di cui non si deve mai parlare, ovviamente. Direi piuttosto che questo termine per ora debba essere totalmente bandito, in quanto nato da una avvelenata superficialità giornalistica, attenzione alle parole, e supinamente ricevuto da una vasta parte dell'opinione pubblica, già profondamente disorientata e ulteriormente proprio da questa locuzione. Tratta in una serie inestricabile di inganni, questo lo dice Don Giuseppe Dossetti. Non solo inganni, ma mistificazioni, truffe. Di Seconda Repubblica sino ad ora non c'è né il fondamento storico, in nessun evento intervenuto nella globalità della compagine del nostro paese, che comunque possa essere preso a punto di partenza di una effettiva interruzione della continuità storica. Pure se ci saranno stati più o meno una quarantina di colpi di Stato negli ultimi anni, sì,
ma sono tutte... colpi di stato del tutto inefficienti, sì, inefficaci, per Nachiette, che non hanno risolto assolutamente niente, hanno solo permesso la sopravvivenza del regime esattamente. Anzi, soprattutto perché gestiti dal regime. Esattamente. Nel fondamento giuridico. Contro gli interessi dei cittadini, perché il colpo c'è stato, ma contro i cittadini, non contro questo sistema del pseudo Stato repubblicano. Né il fondamento giuridico in una volontà precettiva che abbia anche solo iniziato una collaborazione nuova del patto fondamentale della nostra convivenza. Non può esserlo di certo il solo passaggio, e anche questo molto incompleto, dal sistema elettorale su base proporzionale al sistema maggioritario. La semplice sostituzione di una legge elettorale a un'altra non può importare alcuna discontinuità di rilievo costituzionale. Al massimo ha operato, concorrendo altri fattori, cioè mani pulite, siamo nel 95, soltanto un mutamento, e anche questo più apparente che sostanziale. Infatti il colpo di Stato di mani pulite è stato fatto dagli americani per non cambiare assolutamente niente, per prevenire le possibili iniziative di origine popolare di opposizione al regime vera, per motivi ovviamente economici e sociali e sindacali e politici davvero sentiti, che avrebbe portato al potere una eventuale tendenza sia intellettuale che sociale che culturale, nel senso ampio, no? Di dominio culturale, di etnia culturale, ecco, differente. Invece questo ovviamente non è stato permesso. Concorrendo altri fattori, tra parentesi, mani pulite. Soltanto un mutamento, e anche questo più apparente che sostanziale, del personale politico. Guarda che sono delle frasi, non a caso le ho scelte, ragazzi. Le diciamo noi, da sempre. Soltanto un mutamento del personale politico. Chiaro, no? Nel fondamento politico si è tanto parlato della fine della cosiddetta partitocrazia, per ritrovarci, come hanno dimostrato ad evidenza tutti questi mesi e ancor più queste ultime settimane, di fronte agli stessi abusi aggravati, in particolare l'occupazione dei poteri pubblici e delle istituzioni, agli stessi... da parte dei cosiddetti sovversivi, dei rivoluzionari, no? Cioè di quelli che avrebbero dovuto fare, certo, il colpo agli stessi schemi operativi, lottizzazioni, alle stesse procedure, convocazioni e negoziazioni di vertici, sottodivisioni di gruppi e nuove formazioni di correnti dei vecchi partiti, e più precisamente non ad opera di partiti nuovi e rispondenti ad una nuova visione organica della cosa pubblica. Partiti con nomi nuovi. Certo, ma o partiti che non erano e non sono neppure tali, leggi Movimento Grillino, cioè realtà organiche e formate ad un comune sentire maturo, leggi Sardine, ma ancora sono soltanto accostamenti improvvisati di persone di interessi, o partiti che, pur essendo tali, non appaiono per nulla nuovi, ma sono visti piuttosto come ispirati e residui di vecchie ideologie o culture, e governati in gran parte dai vecchi apparati. Infine, la locuzione di Seconda Repubblica non corrisponde a una qualsiasi coscienza esperienziale nell'animo della maggior parte dei nostri popolo, né nella quotidianità della vita, invece non sperimenta ancora per nulla la novità che dovrebbe avanzare, ma solo sperimenta il vecchio che tarda a morire. È chiaro? Adesso, in conclusione, vi voglio far vedere un bellissimo libro, Napoli nella Seconda Guerra Mondiale, che ha avuto un intervento di un noto storico, Paolo Zanetoff,
che ha narrato dettagliatamente che cosa è successo e perché praticamente si è instaurato il regime che vede come con proprietari di questo paese massoneria americana, Vaticano e mafia. Questi sono i tre governanti del paese. Oggi non vi posso leggere tutto questo, ma inizio la lettura, leggeremo almeno due pagine. Attraverso il suo virtuale percorso è nostra intenzione dimostrare che una serie di avvenimenti che sembrano acquisire importanza unicamente a livello regionale rappresentano al contrario i vari momenti applicativi di un'unica trama che appare differenziata per fasi diverse unicamente in ragione dello sviluppo degli eventi bellici e delle conseguenze internazionali di esse. L'enorme sviluppo del mercato nero e del contrabbando, gestiti in forma imprenditoriale da mafia e camorra, attenzione perché mafia e camorra gestiscono a tutt'oggi questo sistema, in combutta con settori dell'esercito americano, sappiamo perfettamente, accompagnò costantemente l'avanzata delle truppe anglo-americane lungo la penisola, contribuendo, come avevano fatto con Garibaldi, esatto, in ricaduta a generare un clima di corruzione dei costumi, delinquenza diffusa e persino il ripristino del brigantaggio di ottocentesca memoria. Ridotta la popolazione in condizioni di mera sopravvivenza alimentare e travolto ad un colpo ogni precedente punto di riferimento statuale, l'accentrarsi intorno a questi residuali poli economici dell'effettivo potere rappresentò una valida forma di controllo politico e sociale, inaugurando un lungo periodo di incertezza facilmente gestibile per tale via dagli occupanti. Il ricorso a tale metodologia fu peculiare agli americani fin dai giorni immediatamente successivi allo sbarco in Sicilia. E volevano questo, dovevano fare quello, finalizzavano a quello. Originariamente all'interno dello schieramento alleato si era data per scontata l'attribuzione dell'Italia all'area di influenza britannica una volta vinta la guerra. La Gran Bretagna vantava una tradizionale rete di rapporti con i ceti altolocati italiani, qui c'è stata tutta la storia, certo, italiana. Certo. In particolare l'imparentamento fra la nobiltà inglese con quella italiana, in particolare Toscana. In particolare, non a caso gli inglesi andavano a fare il Gran Tour prevalentemente in Toscana. In particolare con la nobiltà siciliana, non dimentichiamocelo. Ma quella toscana di più. Sì, ma adesso non siamo ancora in Toscana. Okay. Adesso è l'inizio, certo. dopo lo sbarco in Sicilia. Quindi c'era gli interessi economici anche nella Florio. C'era un rapporto nella Florio, no? Ma altro che quello, c'era un rapporto, tra l'altro, descritto ampiamente in quel bellissimo libro che è stato Il Gattopardo, che non a caso gli editori italiani non volevano pubblicare finché non fu pubblicato da Feltrinelli. Anche questo è molto importante. È indicativo. Non a caso c'è l'esempio di quella fucilazione che fu attribuita a Garibaldi. No, a Nino Bixio. Ah. Per quei famosi fatti di quella rivolta. Sì, degli 11 hanno ammazzato. In quel feudo. Sì. Ma nessuno dice che quel feudo era di proprietà di un nobile inglese. Certo. E come si chiamava? Ci hanno fatto anche un film. Lo so, erano 11 quella ammazzata, sì. Non mi ricordo più, al momento della magia. In particolare con la nobiltà siciliana. C'è un nome che finisce con la I. Con la I. Ci hanno fatto anche un film. Tali contatti si erano successivamente estesi. A tutt'oggi è ancora inglese. Quel territorio lì è ancora inglese. Tali contatti si erano successivamente estesi all'antifascismo del notabilato e delle fasce moderate. Senti,
sin da prima del conflitto. All'atto dello sbarco, in ragione di precisi accordi stabiliti fin dal 1940, con Finocchiaro aprile 1940, autorevole esponente della democrazia liberale prefascista ed alto grado della massoneria, divenuto poi leader dei separatisti siciliani del Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, Churchill contava di staccare definitivamente l'isola dall'Italia. Salvatore Giuliano infatti era stato nominato colonnello dell'armata. Esattamente, siciliana. Tanto è vero che dopo il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, quando si decise che del tutto formalisticamente la Sicilia sarebbe rimasta italiana, furono costretti ad uccidere Salvatore Giuliano. Ne parleremo magari domani relativamente al processo a Gasperi, Pisciotta e a tutto il resto. Pur approvando in linea generale il progetto, gli Stati Uniti apparivano marginali nel suo sviluppo a causa della a causa della loro mancanza di collegamenti con la realtà siciliana. Guarda che questo è molto profondo. Nel periodo immediatamente precedente l'invasione, tale rapporto di forze si ribaltò, però completamente a loro favore, dando origine al modus operandi a cui abbiamo precedentemente accennato. Quindi, e con questo concludo, gli accordi del governo americano con la mafia siculo-americana. E questo è ricordiamoci l'accordo appena precedente di un anno prima per il controllo del porto di New York, che è determinante a portare poi la mafia americana a dialogare. Volevo arrivare a un'altra conclusione. L'accordo tra il governo americano e la mafia siculo-americana è stato in senso anti-inglese, perché gli inglesi avevano già preso, in conclusione di quello che ho appena letto, gli inglesi avevano preso già l'accordo per la separazione della per cui... Perché volevano sostituirla a Malta, che è indifendibile e che invece poteva essere la piattaforma inglese sul Mediterraneo. Quello che sta succedendo oggi è la stessa cosa. Ce l'hanno americani invece degli inglesi. E quindi è la stessa cosa. È importante tenere presente questo perché è uno degli aspetti fondamentali. Gli accordi con la mafia, gli Stati Uniti li hanno presi con un preciso significato contro l'Inghilterra. La stessa lotta gli Stati Uniti la faranno contro gli inglesi, anche relativamente, attenzione questo è molto importante, a parte quello è una cosa già fatta, anche relativamente al famoso referendum. Al famoso referendum repubblica-monarchia, perché mentre gli inglesi sostenevano la monarchia, gli americani e il Vaticano sostenevano la repubblica, ed è importante ricordarselo. E con questo, cari amici, per questa sera l'abbiamo chiusa. E ricordatevi sempre che solo la chiave di lettura non è mai quella che appare, sempre solo in onore del grande Io Pio. Grandissimo.